Ciao ragazzi, oggi vi propongo un gioco con il misterioso numero 7. Bene, eccoci qui. Cominciamo con il mescolare il mazzo un paio di volte e andiamo anche a tagliare il mazzo. Ora solleviamo una porzione di mazzo, segniamo pure il punto dove abbiamo tagliato. Cosa andremo a fare? Andremo a selezionare quella che sarà la nostra carta fortunata, ok? Tagliando il mazzo in un punto qualsiasi. Vediamo appunto di prendere la nostra carta fortunata nel punto dove abbiamo tagliato e pensiamo liberamente adesso ad un numero compreso tra 1 e 10. Supponiamo ad esempio 6 e quindi conto 6 carte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora andiamo a tagliare il mazzo e pensiamo ad un altro numero compreso tra 1 e 6, ad esempio 5, quindi conto 5 carte, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora pensiamo ad un terzo ed ultimo numero compreso tra 1 e 10, ad esempio 9, quindi conto 9 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bene, ora andiamo a svelare il valore della nostra carta fortunata, vediamo di che carta si tratta. Qui abbiamo un 7. Beh, direi che ci è andato bene perché ci è andata bene perché appunto il 7 è un numero presente nelle nostre vite. Ad esempio, 7 sono i giorni della settimana, 7 le note musicali, 7 i peccati capitali, quindi un numero ricorrente. E sarebbe altrettanto bello poter concludere con altri 7. Vediamo un po'. Qui abbiamo il 7 di fiori, qui abbiamo il 7 di cuori e qui abbiamo l'ultimo 7, il 7 di quadri. Quindi ragazzi, spero che l'effetto vi sia piaciuto, se così fosse vi chiedo di mettere un bel like, di commentare, di condividere e di iscrivervi al canale. Ciao, ci vediamo alla prossima!